Questa è la storia di 5 ragazzi tra i 18 e i 19 anni che nell'ormai lontano 2003 decisero di partire per un mese utilizzando il leggendario biglietto Interrail, un semplice pezzo di carta che all'epoca permetteva ancora di svegliarsi in una città e di andare a dormire in un'altra, in un continuo spostarsi di paese in paese che annullava totalmente qualsiasi concetto spazio-temporale. Ciò che importava era sentirsi giovani viaggiatori, lanciati senza razzismi e barriere, verso un sogno europeo sempre più realizzabile. Dopo un lungo viaggio che ci vide attraversare la Slovenia e l'Ungheria con il suo splendido lago Balaton, arrivammo in Romania, dove le prime avvisaglie della trasformazione in Interrailers non si fecero attendere. Siamo spannatissimi, è una situazione veramente all'astrico. Il sonno è più potente di tutto. Sole. Là c'è la bandiera rumena con i suoi tipici colori blu, giallo e rosso, che alla vista di uno spannato sono tutti uguali, direi. L'impatto con Bucarest fu devastante. L'immenso palazzo del Parlamento o Palazzo del Popolo, voluto all'inizio degli anni Ottanta dall'allora dittatore Ceausescu, ci impressionò a tal punto che decidemmo nel giro di un paio d'ore di lasciare la capitale rumena a favore della Transilvania, dove avremmo trovato paesaggi mozzafiato e un mondo contadino cristallizzato nel tempo. Che fatica venir su. Avete fatto fatica? Neve. Nel nostro peregrinare in Romania arrivammo addirittura a visitare le rovine del castello di Dracula, nella regione storica della Muntenia, che si possono raggiungere grazie a una scalinata di ben 1480 gradini. Ma sopraggiunse anche il tempo di salutare la Romania e il suo splendido territorio. A Budapest, infatti, era prefissato l'incontro con i due altri componenti di questa eterogenea e stramba combriccola.